Benvenuti! Oggi vedremo altri modi per segnalare bug in Ubuntu. Se ve lo siete perso, guardate lo screencast precedente Segnalare bug base. Abbiamo già parlato di come segnalare un bug tramite Ubuntu Bug, indicando il nome del pacchetto non funzionante o il suo numero di processo. Anche questa volta prenderemo come applicazione di esempio la calcolatrice. Premendo i tasti Alt ed F2 viene aperta una finestra dove poter inserire un comando. Dobbiamo invocare Ubuntu Bug indicando il pacchetto che contiene il programma che presenta il bug. Supponiamo che non siamo riusciti a trovare il programma in questione nel Software Center e che il bug ci impedisca di lanciare il programma. Quindi non possiamo trovarlo nemmeno nel monitor di sistema. In quest'ultimo, infatti, si trovano solo i programmi in esecuzione. In questo caso, se il programma è presente nel menu Applicazioni, possiamo aprire l'editor del menu principale, che si trova in Sistema Preferenze. In esso troveremo l'elenco delle applicazioni presenti nel menu, raggruppate per categoria. Alla voce Applicazioni e accessori troviamo la calcolatrice. A destra premiamo Proprietà. Si aprirà una finestra che ci mostrerà alcune informazioni sull'applicazione. Dobbiamo copiare il nome del comando completo del suo percorso accanto ad Ubuntu Bug. In questa maniera Ubuntu Bug ricaverà automaticamente il nome del pacchetto partendo dal comando. Per ricavare il percorso di un comando è possibile usare il comando which da terminale. Altre volte, in un programma, può apparire un messaggio di errore che vogliamo copiare nella segnalazione bug nella lingua corrente, l'italiano. Per visualizzare in inglese, è possibile digitare nel terminale language uguale C, più il nome del programma. Vediamo adesso come fare se il bug impedisce l'accesso a internet. È possibile usare un altro comando della famiglia di apport, apportcli. Digitiamo nel terminale apportcli, --save, nome del file e nome del pacchetto. Apport salverà nella nostra home un file con tutte le informazioni utili agli sviluppatori. Potrete successivamente segnalare il bug con il comando ubuntu-bug-c più il nome del file. Se avevate già aperto il bug, potete specificarne il numero, aggiungendo anche il parametro -u. Se invece era stato già aperto da un altro utente, dovete prima sottoscrivervi. Per ulteriori informazioni, potete consultare la pagina di manuale del comando, tramite il comando man. Le pagine di manuale sono disponibili anche sul web, all'indirizzo manpage.ubuntu.com. Se siete interessati a partecipare allo sviluppo di Ubuntu, il gruppo Test Italiano è sempre alla ricerca di nuovi volontari. Per ulteriori informazioni visitate la pagina wiki.ubuntu-it.org/gruppotest. Grazie per aver contribuito a migliorare Ubuntu.